Stiamo per visionare insieme l'ultima clip della Spesa Consapevole, questa grande campagna promossa dal Comune di Belluno. Tra poco quindi vedremo i protagonisti, le istituzioni ma anche le associazioni di categoria che si sono affiancate mano a mano a questo progetto e vedremo uno dei tanti commercianti alimentaristi che hanno aderito. Nonostante la clip sia l'ultima, dicevo, voi però cittadini continuate a sostenere la Spesa Consapevole e a sostenere questa campagna che è molto molto importante. Per quale motivo? Scopriamolo insieme. Benvenuti alla clip della Spesa Consapevole, la grande iniziativa voluta dal Comune di Belluno in collaborazione con Ascom e Bellunum. Qui con me c'è anche la borsa di stoffa, borsa che vi verrà data gratuitamente negli alimentaristi che aderiscono all'iniziativa ogni venerdì e sabato di questo mese. Imparate a lasciare a casa la borsa di plastica, ad utilizzarla magari per il secco e quindi pian pianino a smaltirla, perché dal 2011 i sacchetti di plastica nel Comune di Belluno non ci saranno più. E allora siamo alla cooperativa di Tisoi per vedere come le ragazze hanno deciso di aderire appunto alla Spesa Consapevole. Entriamo! E intanto vi ricordiamo che i commercianti alimentaristi che hanno aderito all'iniziativa continuano a crescere, stiamo superando la cifra dei 30, ma nelle prossime settimane saranno ancora di più e li riconoscete attraverso la vetrofania esposta appunto nelle loro vetrine all'ingresso dei centri alimentaristi e attraverso appunto le varie brochure e la borsa. Dunque, questo negozio che cosa fa per aderire all'iniziativa? Noi aderiamo all'iniziativa proponendo prodotti tipici, locali, prodotti della latteria, prodotti locali di Menin. Sono tutti prodotti che arrivano sfusi, quindi senza imballaggio. Sì, o sfusi oppure preferiscono barattoli di vetro. È un modo per appunto privilegiare l'uso di materiali che non siano la plastica. Poi voi invece come anche cittadini, oltre come commercianti, fate a vostra volta la raccolta differenziata. Sì, in negozio è da parecchio ormai che facciamo la raccolta differenziata e abbiamo la raccolta delle bottiglie, delle lattine, del secco e dell'umido. Perfetto, noi usciamo e ricordiamo le regole d'oro per la spesa consapevole. Ogni venerdì e sabato presso i commercianti alimentaristi che hanno aderito a questa campagna ci sarà la possibilità di portare a casa gratuitamente la borsa di stoffa, perché dal 2011 nel comune di Belluno la plastica, le borse di plastica finalmente spariranno. E allora ricapitoliamo le regole d'oro per una spesa consapevole. Innanzitutto scegliere imballaggi leggeri, oppure fate come qui alla cooperativa di Tisoi, imballaggi per esempio dei prodotti tipici sono in vetro, un materiale che a differenza della plastica è riciclabile, riutilizzabile e soprattutto rispetta l'ambiente. Flaconi di plastica, se li dovete prendere di plastica, leggete bene le etichette e fate in modo che sia di plastica riciclata. Festeggiate con il Mater B, organizzate le feste di compleanno dei vostri figli privilegiando materiale per posate, bicchieri e piattini di Mater B. E poi ancora ricariche e detersivi alla spina e presto in molti negozi della provincia ci sarà la possibilità di acquistare anche la pasta e il riso sfusi. Rifiutate il superfluo, le confezioni doppie e le confezioni famiglia sono assolutamente due prodotti ma anche due confezioni e quindi maggior plastica, esattamente come comprare i succhi di frutta per i vostri bambini è sempre meglio la bottiglia da litro piuttosto che le piccole confezioni di cartone che sono un ulteriore imballaggio ed un ulteriore rifiuto. Vuoto a rendere una sana abitudine che presto arriverà nuovamente nel comune di Belluno. Preferisci sempre beni resistenti ed infine quale borsa per la tua spesa? No alla plastica che dal 2011 nel comune di Belluno sparirà e sì alla sporta che ogni venerdì e sabato nei centri convenzionati, nei coloro che aderiscono appunto all'iniziativa Spesa Consapevole, vi sarà consegnata gratuitamente. Viva la stoffa e noi ci ritroviamo alla prossima clip della Spesa Consapevole.